Ciao a tutti e benvenuti oppure bentornati qui su questo canale in cui si parla di libri e oggi parliamo degli ultimi acquisti o diciamo degli ultimi arrivati qui in libreria. Sono in tutto 5 e sono sia dei regali sia degli acquisti che ho fatto io direttamente e ora ve li faccio vedere. Il primo è Non tutti i bastardi sono di Vienna di Andrea Molesini. E è un testo che mi è stato consigliato su Instagram, tra l'altro, e parla praticamente della convivenza forzata fra una famiglia e dei soldati che si stabiliscono in questa casa. Non so altro, non voglio neanche dire altro perché ovviamente voglio prima leggerlo, prima di raccontarvi qualcosa in più, ma mi piaceva perché intanto parla di una situazione realmente accaduta, nel senso che sono situazioni che si sono verificate durante la guerra e mi permette di esplorare questo tema che in generale non ho mai toccato, perché sì, ho letto qualcosa sulla guerra, ma mai in questa accezione. Per cui ecco, ho deciso di comprare questo testo proprio per questa ragione, tra l'altro approfittando degli sconti che c'erano dell'Assellerio un po' di tempo fa. Il prossimo libro che vi faccio vedere è un libro che mi è arrivato dalla casa editrice direttamente, la casa editrice in questione è la Infinito Edizioni, e il libro è Tre Serbi, Due Musulmani, Un Lupo di Luca Leone e Daniele Zanon. Ora, questo è un testo che ho scelto io personalmente tra alcuni che mi avevano proposto loro, perché tratta di un tema di cui non so niente. Mi rendo conto che in quasi tutti i miei video c'è un libro che racconta di qualcosa di cui io non so niente, quindi da una parte mi sento un po' carente, ma dall'altra è davvero bellissimo poter imparare qualcosa che non si sa tramite i libri, quindi insomma io ammetto di non sapere le cose, di cercare le risposte o più informazioni che posso grazie ai libri. E infatti questo libro parla della deportazione e dell'omicidio dei non serbi nella Bosnia Erzegovina, quindi tutto il tema degli scontri etnici dei Balcani, di cui io, come vi dicevo, veramente non ho la più pallida idea se non qualche informazione vaga. Quindi sono molto curiosa di leggere questo testo perché voglio approfondire un po' di più questo argomento. Tra l'altro, quando l'ho fatto vedere su Instagram, una ragazza l'ha acquistato subito e l'ha già letto prima ancora che io, insomma, avessi anche solo il tempo di aprirlo, è stata velocissima e mi ha detto che era rimasta piacevolmente colpita. Quindi, insomma, ho buone aspettative anche grazie alla sua recensione. Passiamo ora a un libro di viaggi, Viaggi in Vietnam. Il libro è di Stefano Calzati, In Vietnam, Digressioni di viaggio, ed è un testo che racconta appunto del viaggio dell'autore in Vietnam. Questo è un autore, diciamo, che ha vissuto un po' ovunque, la cui vita è sicuramente molto frizzante, e quindi spero di ritrovare nella narrazione questa frizzantezza della sua biografia. Ha vissuto veramente ovunque. E in questo caso si focalizza sul Vietnam, una terra di cui io non so proprio nulla, ma una mia carissima amica ci ha fatto un viaggio e ne è tornata entusiasta. Per cui ecco, un diario di viaggio in una terra che non conosco. Vediamo se mi metterà la curiosità di andarci di persona. Il prossimo testo che vi faccio vedere è La bambina di Mirella Mea. Come potete vedere, la bambina è scritto tutto attaccato. Perché? Perché la storia di questa bambina in realtà ha un significato molto molto simbolico. Anche qui un pochino vicino al tema della deportazione e dell'omicidio dei non serbi, diciamo, perché siamo in Svizzera e c'è questo popolo nomade che viene preso di mira, ecco, e viene forzato alla sedentarizzazione, e in generale comunque, diciamo, non è che venga accolto proprio benissimo, quindi anche in questo caso l'appartenenza etnica, geografica e lo stereotipo, la difficoltà nell'integrarsi e quanto questo possa affliggere proprio una bambina, appunto. Questo è un testo che mi è stato inviato dalla Fandango e io sono incredibilmente grata perché anche in questo caso mi ritrovo a poter leggere qualcosa di cui ero completamente all'oscuro, di questo popolo nomade della Svizzera, io non sapevo nemmeno l'esistenza, ecco. Quindi anche su questo ho tanta curiosità insieme a tante aspettative. L'ultimo libro che vi faccio vedere è un regalo di Sofia di Ogni Giorno un Libro ed è il seguente: Zeitung, sempre che si pronunci così, se no lo pronunciamo alla tedesca Zeitung o Zeitung di Dave Eggers, e praticamente me l'ha consigliato lei nel regalarmelo, perché è un libro usato che lei
ha deciso di donare a me, io ne sono incredibilmente felice, insomma, ed è praticamente la storia di New Orleans dopo l'uragano Katrina. Quindi è una storia un po' giornalistica da quanto ho capito, spero che sia davvero così, non aver capito male. E anche in questo caso una realtà che io sento solo nei giornali, allora non perché abbia una curiosità spasmodica di sapere cosa succede dopo un uragano a New Orleans, ma descrivo una realtà comunque lontana dalla mia, per cui ho, diciamo, l'interesse e la voglia di sapere esattamente cosa può raccontare, cioè come sia quello scenario, perché viene sempre magari identificato come sta massa d'acqua dall'alto nei telegiornali, per dire, ma poi non si sa come vivono le persone veramente in quella situazione, ecco. Quindi vorrei capire se il mio immaginario riflette la realtà o meno. Per cui ecco qui le ultime new entry in libreria, ora deciderò un pochino come sistemarli, come organizzarli nella libreria alle mie spalle. Non mi resta che salutarvi e augurarvi buona lettura. Ciao!